La Croce Rossa Italiana della sezione di Ivrea ha festeggiato anche proprio qui ad Ivrea la giornata mondiale della Croce Rossa. Cosa avete organizzato? Abbiamo organizzato una o due giorni di kermesse con diversi obiettivi. Un obiettivo sociale oggi in piazza di città, dove abbiamo avuto ospiti un gruppo di teatroterapia e un gruppo di donne haitiane che hanno fatto uno spettacolo di danze. Questa sera invece è tutta per i giovani, con dei complessi che loro conoscono benissimo, che magari a me come ultra cinquantenne sono sconosciuti, ma vedo che hanno avuto molto successo e ci fa piacere avere tanti giovani con noi. È una giornata più istituzionale, la benedizione dei mezzi nostri che viaggiano tutti i giorni sulla strada, e infine una simulata di maxi emergenza insieme alle altre forze dell'ordine e ai pompieri, per mostrare alla popolazione come ci sappiamo muovere nel caso malaugurato, ma purtroppo possibile, di una maxi emergenza. La Croce Rossa di Ivrea è sempre molto attiva, soprattutto in quest'ultimo periodo è stata molto impegnata anche per portare aiuti proprio alle famiglie di Haiti colpite dal terremoto. Come sta procedendo la vostra attività? Allora, l'attività sta procedendo molto bene, con molta fatica, perché chiaramente è una cultura diversa. Abbiamo dovuto noi capire le nostre diversità con le loro, comprenderle e gestirle, però devo dire che sono grosse soddisfazioni. Per noi è una prima assoluta fare una cosa del genere, difficile all'inizio, molto faticoso anche organizzarla, entrare nel meccanismo, rodare il meccanismo. Ora siamo a regime, la cosa più importante che sono le cure sanitarie per i ragazzini che sono qui per questo, grazie anche alla fantastica integrazione col territorio, col consorzio in rete e con i comuni di Andrate e di Ivrea, sta procedendo tutto bene e quindi siamo stanchi ma soddisfatti. In queste giornate di festa voi non dimenticate mai di ricordare soprattutto ai giovani alcune norme di sicurezza da rispettare nella strada per non correre rischi? Sì, proprio i nostri giovani questa sera hanno mostrato proprio qui alla mia sinistra una cosa che fanno sempre, che è quella proprio dell'educazione stradale, del mostrare agli altri giovani, ed è importante che siano giovani che parlino ai giovani, del mostrare come basti un attimo di distrazione, basti una birra in più o un bicchiere di vino in più per rovinare la propria vita e quella delle proprie famiglie. Devo dire che questa sera lo fanno qui nell'ambito della festa, ma è un'attività continua che loro fanno fuori dalle discoteche, proponendo anche l'alcol test e chiedendo ai giovani, nel momento in cui fossero positivi, di sedersi e aspettare un attimo, fanno due chiacchiere e poi questi ragazzi possono partire. È una delle attività, direi, forse meno conosciute ma più belle di quelle che i nostri fantastici pionieri fanno.